Cioè, noi facciamo l'indagine, basta, questo è tutto. Punto sono, semplicemente. Ah, questo non lo posso dire, guardi. I reati, diciamo, che si potrebbero, ecco, prevedere. Dobbiamo prima fare l'indagine e poi capiremo bene le cose, insomma. Siamo in una fase all'alba, diciamo, di... No, all'alba no, noi stiamo seguendo queste situazioni già da tempo, il NAS sta seguendo da tempo, ci siamo fatti già delle idee, stiamo aspettando anche la relazione del Ministero, che depositeranno fra circa 30 giorni, per intrecciare quei dati con i nostri e svilupparli meglio, quindi non siamo all'alba e non siamo alla fine, insomma. Dopo appelli, sfoghi e denunce, la Procura di Campobasso si muove in merito a quanto sta accadendo al Cardarelli, nello specifico all'assistenza fornita ai pazienti Covid. I carabinieri del NAS sono stati incaricati dal procuratore capo Nicola D'Angelo di indagare e al momento si vagliano tutte le ipotesi. Gli accertamenti sono appena iniziati, quindi bisognerà verificare la corrispondenza tra gli eventuali rilievi del NAS e le denunce depositate in Procura. Il Comitato delle Vittime ritiene che ci siano i profili del disastro sanitario, ma occorrerà attendere per i riscontri eventuali. L'organismo che si è costituito nelle scorse settimane ha portato come testimonianze delle proprie istanze i racconti che padri, nonni, madri hanno fatto nelle ore precedenti ai loro decessi. Tutto sarebbe scaturito dalla carenza di personale, tanto che gli operatori non avrebbero potuto garantire le giuste attenzioni ai pazienti soli e lontani dai loro affetti. Tutto viene vagliato, stiamo effettuando gli accertamenti relativi all'emergenza Covid, questo quanto trapela dagli ambienti inquirenti che stanno lavorando nel più stretto riserbo.